Allora, intanto buongiorno, poi magari ripetiamo se arrivano un po' di ritardatari. Allora, con il Presidente Capezzone avevamo pensato di convocare questa conferenza stampa per illustrare due oggetti di natura parlamentare. Una mozione, che poi vi illustrerà in maniera più approfondita il Presidente Capezzone, e una interpellanza urgente, che vi illustrerò io, che hanno lo stesso contenuto. Una mozione ovviamente è per impegnare il governo e l'interpellanza urgente è per sapere dal governo cosa intende fare, quindi hanno lo stesso, sostanzialmente lo stesso oggetto. L'interpellanza urgente verrà discussa, verrà presentata venerdì prossimo nella sede delle interpellanze, quindi negli strumenti di sindacato ispettivo. La mozione la lavorerà il presidente Capezzone al fine di cercare il massimo di condivisione per poi discuterla in commissione, poi in aula e così via. Qual è l'oggetto? L'oggetto è molto semplice, direi quasi banale. Si tratta, poi vi darò il PowerPoint con tutti i numeri, con tutte le date, ma ve la spiego in maniera sostanziale. Si tratta del decreto pagamenti, i famosi 40 miliardi. Decreto pagamenti che ha avuto un iter ancora con il passato governo dimissionario, che è stato approvato dal questo Parlamento e che è ancora nella fase, come dire, di implementazione burocratico-amministrativa. Ebbene, questo decreto pagamenti prevede, se non ci saranno ritardi, prevede una massa di pagamenti di 20 miliardi nel 2013 e una massa di altri 20 miliardi nel 2014, se non ci saranno ritardi. Bene dunque, sì. La nostra idea, la nostra proposta, il nostro contributo al governo è quello di dire, invece che dividere i 40 miliardi, poi vedremo se ne possono aggiungere altri 40, tra 2013 e 2014, vediamo di concentrare tutti i pagamenti nel 2013. Perché questo? Per una semplice ragione. I 6 mesi che sono cominciati da pochi giorni, cioè questi secondi 6 mesi del 2013, sono cruciali. Sono cruciali per far uscire l'Italia dalla crisi o per come dire, ripiombarla nella crisi. Questi 6 mesi sono determinanti. Sarebbe una iattura, sarebbe una disgrazia, sarebbe uno spreco sprecarli nei ritardi burocratici, e cioè i primi 20 miliardi non si pagano neanche in questi 6 mesi del 2013 e poi tutto avverrà tra 2014 e 2015 e così via. Perché dicono spreco? Perché questa storia del decreto pagamenti è l'unica vera occasione che noi abbiamo reale di impatto enorme, di impatto immediato sull'economia. Perché non è di immediato impatto, tranne forse Equitalia, di cui parlerà Capezzone, del decreto fare, che deve essere ancora discusso, 80 articoli e così via, e poi avrà fasi di implementazione successiva. Non è di impatto immediato, o quantomeno le risorse sono di dubbia origine, il decreto lavoro. E sull'IVA, IMU, abbiamo ancora, come voi sapete, forti problemi e comunque sono relativi al blocco dell'incremento, come avete visto, dell'IVA per 3 mesi e poi per altri 3, e del taglio dell'IMU sulla prima casa da rendere poi strutturale. Però, come dire, questi sono fondamentali per non peggiorare le cose, però non sono decisivi per far ripartire l'economia. Laddove invece 40 miliardi di pagamenti dallo Stato, regioni, province, comuni, alle imprese,
sono immediati, cioè sono risorse finanziarie che entrano immediatamente nel circuito sanguigno dell'economia. Cosa vuol dire 40 miliardi? 40 miliardi vogliono dire consumi, vogliono dire investimenti, vogliono dire a loro volta pagamenti da parte delle imprese che sono pagate ai loro fornitori nella sequenza del trenino. Vuol dire tutto questo. Perché noi pensiamo che questo semestre sia decisivo e fondamentale? Perché se il finale del semestre, grazie a questo raddoppio di spesa, di risorse, concentra 40 miliardi, è molto probabile che gli ultimi dati temporali, vale a dire che so ottobre, novembre, dicembre, cioè l'ultimo trimestre, sia con il segno più. Se l'ultimo trimestre è con il segno più, dà un trascinamento positivo al 2014 che nasce con un'eredità positiva, trascinamento statistico col segno più, e quindi il 2014 può essere in crescere, in levare. Laddove invece se si mantiene la mortagora, se si mantiene la recessione anche in finale di anno, il trascinamento negativo del finale d'anno comporta un'eredità negativa anche per il 2014 che nasce con il segno meno anche il 2014. Quindi abbiamo individuato in questi sei mesi la grande occasione. Ultimo punto, l'Europa. L'Europa ci ha consentito, dopo anni di discussioni, di dibattiti, di negatività, di fare questa operazione, devo dire bisogna ringraziare Tajani, Moavero e così via, per aver lavorato sull'Europa in questi termini. L'Europa ci dice anche, attenzione, che o voi usate di questa grande occasione e disponibilità tra 2013 e 2014, o poi i meccanismi del Fiscal Compact bloccheranno completamente qualsiasi possibilità di sforamento sul debito. Quindi noi abbiamo sostanzialmente una finestra temporale da utilizzare, che è 2013-2014. Noi diciamo, prima la utilizziamo in maniera concentrata, meglio è. Se facciamo i 40 nel 2013, cosa facciamo nel 2014? Nel 2014 c'è la variante suggerita a suo tempo dal professor Bassanini, vale a dire usare dello Stato come garante nei confronti delle banche per saturare e completare il totale dei pagamenti nei confronti delle imprese. Quindi avremo una sorta di 1-2 o un 1-2 mixato, 40 ex decreto, legge, più 40 con un'operatività già possibile dal decreto attraverso la garanzia bancaria. Ne deriva che abbiamo un impatto, potremmo avere un impatto di 80 miliardi di euro in 12 più 6, 18 mesi. Questo cambierebbe totalmente le aspettative, cambierebbe i consumi, cambierebbe gli investimenti, cambierebbe l'occupazione. Su questa base, allora anche il decreto occupazione, anche il decreto fare, troverebbero un clima assolutamente positivo. Ecco, questo è, mi taccio, il contributo che noi con l'interpellanza urgente, che sarà discussa venerdì e di cui voi avete il testo, e della mozione in positivo chiedere al governo ed è di questo che ho parlato anche ieri con il ministro Saccomanni nel nostro incontro, questo è quello che noi offriamo in questa maniera, cioè questo è un catalizzatore dell'azione del governo, cioè tutto quello che farà il governo nei prossime settimane, nei prossimi mesi potrebbe trovare da una decisione di questo tipo la catalizzazione forte, perché questo cambia le aspettative.
vedete, incentivi all'occupazione, se non ci sono aspettative positive di domanda, servono a poco. Nessuna impresa sana di mente si prende un giovane solo perché c'è lo sgravio dei contributi, se non pensa di avere un incremento di domanda o se pensa, non pensa di ricevere i pagamenti dai suoi debitori. Se però invece parte il treno dei pagamenti con questa sequenza dichiarata e forte, beh, allora l'impresa dice posso cominciare a fare investimenti, posso fare occupazione, visto anche che ho gli incentivi ad assumere giovani, eccetera, eccetera. Mi taccio, Daniele. Paolo, possiamo distribuire intanto? Se... Ringrazio il Presidente Brunetta e ringrazio i colleghi e gli amici della stampa. Due osservazioni tecniche e una osservazione politica, super velocemente. Prima osservazione tecnica. È importante, e nella mozione presentata dal Presidente Brunetta e da me c'è questo al secondo punto, è assolutamente importante verificare che tutte le amministrazioni coinvolte in questo processo facciano la loro parte. Noi proponiamo addirittura la costituzione di una task force per il monitoraggio del comportamento di tutte le amministrazioni coinvolte, white list, black list, chi sta lavorando per, chi non sta ancora lavorando per. Questo è fondamentale. Vi cito un solo esempio per i perversi delle norme, articolo 2,3 lettera A. Poiché le regioni, ad esempio, ricevono l'anticipazione dal Ministero dell'Economia, è assolutamente necessario che le regioni adottino misure di copertura del rimborso delle anticipazioni di liquidità concesse dal MEF. Abbiamo il timore che qualche regione sia ancora indietro. È un esempio concreto. Occhio, perché questa norma è fatta di rubinetti, occorre che non ci siano rubinetti chiusi. 8 regioni ieri, mi ha detto Saccomanni, hanno risposto, le altre non ancora. Seconda osservazione tecnica. In questo caso, affinché il meccanismo win-win funzioni, occorre la trasparenza totale, la trasparenza integrale. Anche qui, per i perversi della norma, articolo 7,4. È necessario che nell'elenco internet, nell'elenco online, ci sia, come la legge prescrive, l'elenco completo dei debiti e quindi dei crediti. L'impresa Brunetta deve poter conoscere non solo il credito dell'impresa Brunetta, è necessario che tutti vedano e conoscano tutto, perché è fondamentale in questo momento la ricognizione complessiva del debito e quindi anche un'operazione di grande emersione, di grande operazione verità. Se c'è l'operazione verità e se ognuno può controllare, il meccanismo funziona. Anche perché se l'impresa Brunetta è creditrice dell'impresa Capezzone, vuole sapere, no? Se Capezzone non gli paga i suoi debiti, certo. Brunetta, adesso me li puoi pagare. Esattamente. Cioè è una sinergia totale. Esaurite le due osservazioni tecniche e l'osservazione politica, oltre alle cose essenziali che il Presidente Brunetta ha detto in esordio. Questo è l'uovo di Colombo. È lo shock che cercavamo, è il voltapagina che cercavamo. Si può fare, l'Europa ci ha detto sì, non fa male a nessuno, i soldi ci sono. Morale, ecco l'osservazione politica. Leggo sui giornali che qui ci sarebbero i falchi del PDL col piumaggio scuro. I falchi del PDL lavorano per fornire palle gol al governo. Sono assist vincenti. Uno è stato l'assist su Equitalia, quando ci si è dato retta. Secondo le nostre rilevazioni, in quella settimana la fiducia del governo è cresciuta fra i 3 e i 5 punti. Noi lavoriamo per i 3 avverbi del motto olimpico: più velocemente, più alto, più forte. Citius, Alcius, Fortius. Se il governo ci dà retta, si va più velocemente, si va più in alto, si va più forte. È una palla gol, speriamo che chi deve fare il centravanti faccia gol. Grazie. Col ministro, non ne ho parlato ieri perché non l'avevamo concordato, ne parlo oggi perché poi sui giornali. Ho messo in rilievo la necessità della cabina di regia, di far partire la cabina di regia che finora ha funzionato solo per la parte
riforme istituzionali, ma non ha mai funzionato per la parte economia. Cioè non si è fatta mai la cabina di regia sul decreto fare, non si è fatta sul decreto occupazione, non si è fatta sul decreto IVA. Io ho chiesto a Saccomanni di azzerare tutto e di ricominciare e di fare la cabina di regia per migliorare il decreto fare con anche emendamenti governativi, per migliorare il decreto occupazione e per cambiare le coperture, quindi migliorare il decreto IVA. Di tutto questo molto probabilmente parleremo giovedì prossimo nella cabina di regia prevista, anche perché su questa mia stessa posizione è andato anche il Presidente Monti, come avete ben visto, chiedendo giustamente una sorta di grande accordo di maggioranza, cosa che non c'è stata all'origine della nascita del governo, ma che ci dovrebbe essere. Questo primo punto. Secondo punto, ho rappresentato al Ministro Saccomanni queste necessità e lui mi ha detto che domani, in sede di audizione in Commissione Bilancio, mi pare alle 14, se non sbaglio, lui darà conto dello stato di implementazione del decreto pagamenti e gli ho anche suggerito, per esempio, questa storia della task force, questa storia del display vero o virtuale in via 20 settembre con su scritto oggi abbiamo pagato 100 imprese, domani ne paghiamo 100, dopodomani altre 100 per un totale di i nomi delle imprese sono queste, eccetera, proprio per dare questa operazione trasparenza, questa operazione anche ottimismo, no? Che non sia tutto relegato nelle segrete stanze delle burocrazie del MEF piuttosto che dei singoli ministeri, piuttosto che delle regioni, delle province, dei comuni, ma che ci sia una sorta di come dire, onda anche di positività, perché in fondo che un debitore paghi e paghi tutto e paghi in poco tempo ti cambia veramente le aspettative. Di questo abbiamo parlato, come abbiamo parlato anche della necessità di concentrare tutto in questo semestre, perché questa è la parte cruciale. Vedete, vi dico tutta la verità, questa idea non è totalmente mia. Il copyright, metà del copyright di questa idea è del ministro Moavero, che è una persona straordinaria, grande conoscitore dell'Europa, spero di non fargli un dispiacere attribuendogli questo copyright, perché ci ha detto guardate che l'Europa è d'accordo, anzi più fate in fretta meglio è, perché poi dal 2015 in poi non c'è più nulla da fare. Quindi se fate tutto prima è un vantaggio per tutti. Win, win, win. Io ringrazio pubblicamente il ministro Moavero perché mi ha, io poi l'ho condita di ragionamenti economici, economicisti, trascinamenti 2013, 2014, la crescita e così via. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire che se noi facciamo 20 più 20 quest'anno abbiamo trovato anche la copertura dell'IVA, del mancato aumento dell'IVA per una semplice ragione, perché i primi 20 sono in qualche maniera già internalizzati nel tendenziale perché c'era stato un'ipotesi di incremento positivo di 1,02 sul PIL, ma i secondi 20 ovviamente no, perché erano collocati nel 2014. Se noi concentriamo anche i secondi 20 nel 2013, tu hai che i secondi 20 sono 20 miliardi di fatture. 20 miliardi di fatture a un livello medio di IVA ti danno 4 miliardi di IVA. Ne bastano 2 e quindi abbiamo già trovato, non voglio essere semplicista, poi magari poi le cose non sono così, la ragioneria ci dice che non va bene, però come dire, questa è una cosa seria. No, no, il ministro mi ha dato niente e abbiamo dialogato. Lui mi ha detto che domani lo sentirete, lui darà conto, perché io gli ho chiesto di dare conto, gli ho chiesto la cabina di regia, che però non dipende da lui, dipende dal Presidente Letta. Io gli ho rappresentato tutti questi elementi per correttezza anche istituzionale, della mia interpellanza, la nostra mozione, eccetera. Gli ho spiegato le tecnicalità, le motivazioni, eccetera, eccetera. Non mi ha posto obiezioni. Non mi ha detto né sì né no, ovviamente, però questo è lo sforzo. Di questo io parlerò anche ovviamente in cabina di regia giovedì prossimo
di questo e di altro, ovviamente ponendo questa ipotesi, questa proposta come catalizzatore dell'azione del governo in questi prossimi 6 mesi, perché tutto questo vuol dire valorizzare il fare, il decreto fare, valorizzare il decreto lavoro e anche trovare le coperture serie attraverso la crescita della manovra sull'IVA e se Dio ci dà forza e coraggio anche sull'IMU. Queste ragioni va da sé che questa mozione che è per l'Aula ha le nostre prime firme, ma è non aperta, apertissima, spalancata, cerchiamo, come dire, neanche sostegno perché la norma è stata votata all'unanimità, quindi ci auguriamo che ci sia proprio un'iniziativa corale verso il governo e che il governo ovviamente la faccia sua. Dunque, nel mese di luglio si comincerà, già se non si è già iniziato, a dibattere il problema dell'IMU. Io faccio un piccolo passo avanti. Ieri leggevo sul Corriere che c'è la proposta sostanzialmente di affrontare la rivisitazione del welfare state, che è indispensabile in questo Paese, semplicemente con una redistribuzione delle risorse. Cioè, nel senso, se io prendo l'ISE e vedo chi è che ha più redditi, più capitale, più quello e più quell'altro, prendo, sposto queste risorse verso chi ce l'ha di meno, chiaramente io ho un effetto immediato positivo, diciamo, sulla domanda, questo non c'è dubbio, però deprimo un'altra volta il merito, che è uno dei motivi fondamentali del declino di questo Paese. Ecco, volevo conoscere la vostra opinione in materia. Guardi, oggi siamo qui per parlare di un'altra cosa, però la sua domanda mi dà uno spunto, che se noi ricominciamo a ragionare di nuovamente, per carità, cosa che si può fare, ma di pensioni d'oro, di ticket, di sanità, siamo ancora nella logica, come dire, lei diceva redistributiva o si potrebbe dire pauperista o si potrebbe dire recessiva. Non che riforma del welfare non si deve fare, non che riforma della spesa sanitaria non si debba fare, io sono per farla con il federalismo fiscale e con i costi standard, per esempio, e non con queste operazioni, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, però di questo parleremo. Voglio mettere invece le mani avanti sull'IMU. Ricordo a tutti, consentitemi fare per 30 secondi, professore, che l'IMU è un'imposta reale che si basa sulle cose e le imposte sulle cose, al pari delle accise eccetera eccetera, prescindono dal reddito dei possessori delle cose, perché sennò vorrebbe dire che io dovrei andare a comprare la benzina col 7,40 in tasca e se sono più ricco pago le accise di più, se sono meno ricco pago le accise sulla benzina di meno. Non ha alcun senso. Quindi tutte le inquinamenti che si sono sentiti in questi giorni, per dire i ricchi paghino la loro prima casa, i meno ricchi un po' meno, i poveri non la paghino, questa è una follia dal punto di vista dei fondamentali della scienza, delle finanze e dell'economia. Altra cosa è se si fa, come si è detto, la riforma di tutta la tassazione degli immobili, che non è solo IMU, perché l'IMU è solo una parte, sono 24 miliardi di euro, il gettito sugli immobili sono più di 40 miliardi di euro. Su questo però vi assicuro non c'è stata alcuna riunione, non c'è stato alcun incontro. Quando ci saranno riunioni e incontri della cabina di regia, mi auguro, poi ne parleremo. In ogni caso, questo tipo di proposta, vale a dire di concentrare, lo dico per gli ultimi arrivati, nel secondo semestre del 2013 tutta la massa spendibile, 40 miliardi del decreto pagamenti, non ha controindicazioni e se funziona apre in parallelo o in sequenza anche un ulteriore 40 miliardi, perché pare che la massa dei crediti sia attorno ai 90, apre
anche un'altra possibilità che tra l'altro non ha oneri per lo Stato, perché entrerebbero le banche con le garanzie e così via, e anche su questa l'Unione Europea, pare che in Spagna abbiano fatto così, sia assolutamente d'accordo anche su questa. Su questo, vedete, non ci sono decreti attuativi, non c'è burocrazia, non ci sono, come dire, ritardi, eccetera, eccetera. C'è semplicemente la necessità di fare, realizzare e dire soprattutto, perché quello che insisto, se noi avessimo questo famoso display fisico o virtuale e sapessimo le 100, le 200, le 300, le 500 aziende pagate al giorno, questo cambierebbe veramente il mood, la percezione delle persone, delle aziende, delle imprese, delle banche. Pensate, una banca che vede che l'impresa tale è stata pagata non solo va a riscuotere i suoi soldi, ma anche gliene dà degli altri, cioè si crea un meccanismo positivo a catena. Presidente, buongiorno, perdoni, Bruno Alberti dell'Agenzia Italia, volevo farle una domanda su altra questione. Cosa succede oggi se non passa Daniela Santanchè in aula? Do una notizia. È convocata per le ore 13 una capigruppo per discutere su una questione di tipo regolamentare e istituzionale, se cioè quando si deve rinnovare una carica di carattere elettivo, che però istituzionalmente spetta a componenti ben definite del Parlamento, se sia fair istituzionalmente opporre candidature alternative. Nel caso specifico oggi noi dobbiamo votare un vicepresidente, perché un vicepresidente si è dimesso perché è andato al governo il collega Lupi, e un segretario di presidenza del PD, perché un segretario di presidenza del PD è andato a fare il sottosegretario, mi pare. E quindi sono sostanzialmente due rabocchi, due ritorni. Ecco, se sia corretto, questo è il quesito che abbiamo posto alla Presidente Budini, come pare che forze diverse da questi due partiti che hanno visto uscire per ragioni istituzionali due loro rappresentanti da cariche istituzionali elettive della Camera, sia possibile che questo avvenga in una sorta di concorrenza di voto segreto. Noi porremo questo punto alla Presidente Boldrini, dico noi nel senso di PD e PDL, che hanno le due come dire, cariche da rinnovare e da riproporre, e vedremo cosa succederà alle ore 13 nella capigruppo è già convocata. Sicurissimo. Come? Se mia nonna avesse le ruote, troppi se. Come? Come voi ben sapete, la capigruppo ha il potere di confermare, rinviare, non fare nulla. La capigruppo ha il potere del calendario, ovviamente. Vi ho dato anche una notizia, avete, oltre che delle idee, anche la notizia. Altre domande? Come? Non ho capito. Nessuno impedisce nulla a nessuno.